Watai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Valiant Hearts. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa sono successe effettivamente diverse cose. Purtroppo alla fine di tutto, ragazzi, c'è stata una svolta, oserei dire abbastanza triste, perché purtroppo sono stati praticamente tutti tipo catturati. Ed Emil è stato processato per diserzione. Ironia, diciamo, è stato alla fine liberato. Quindi si è ritrovato ad essere libero, così è stato detto, però di tornare al fronte. Quindi purtroppo ci ritroviamo adesso a Verdun, è il 21 febbraio 1916. Eccoci qua, siamo insieme al nostro amico Genio. Dobbiamo vedere adesso che cosa possiamo fare. Allora, qua c'è una cosa, vediamo che cos'è. Tabacchiera, una tabacchiera ricavata da una cartuccia addirittura. Le munizioni vuote venivano spesso recuperate e utilizzate così come erano, oppure trasformate in oggetti utili. La tabacchiera serviva a tenere asciutto il tabacco e il fumo. Era un tale piacere che nei ricordi dei soldati ricorre spesso il sigaro di Natale, un dono speciale offerto alle truppe. Ammazza, che magra consolazione. Ok, quindi se io ti do un calzino, tu mi dai quell'inchiostro. Va bene, un calzino quindi ti basta, soltanto uno però. Qua, ragazzi, ci si può mettere qualcosa sopra. Vediamo che c'è, diciamo, una specie di fornello, quello là. Per cui se andiamo su, ecco il calzino ricoperto di mosche. Che meraviglia, ce lo portiamo appresso. Le mosche mi perseguitano grazie a questo putrido calzino. Genio mi precede. Ecco a lei, buon uomo. Ah, vuoi un calzino pulito? Giustamente, ragazzi. Manco io me lo metterei quella. Manco io me la metterei. Se lo mettessi tipo a bollire. Di solito, ragazzi, questa era una cosa che si faceva. Nel senso, mettevano tipo a bollire i vestiti nell'acqua bollente per, come si dice, disinfettarli principalmente. Per cui magari, visto che abbiamo a disposizione un fornello, è probabile che ci serva una pentola o qualcosa del genere. Il diario, ragazzi, ovviamente c'è l'aggiornamento di tutti quanti, però purtroppo non abbiamo tanto tempo. Ok, l'ho messo a lavare, perfetto. E immagino di doverlo prendere quando nessuno mi vede. E adesso che l'ho messo dentro non me lo fanno riprendere, ragazzi. Allora, o devo trovarne pure un altro o non so che. Ok, per me non vale il pane. Va bene, come l'ho detto. Allora, questa possiamo prenderla? No. Sì, l'ho visto, amore, l'ho visto. Fatto sta che con questo, ragazzi, non ci fa interagire. Io ho avuto la magnifica idea di buttare il calzino nella bacinella lì. È stata una pessima idea perché non me lo fanno prendere, ragazzi. Non me lo fanno riprendere. Che cosa? Oh! Ah! L'hanno steso! Grandioso! Grazie, ragazzi, non me ne siete manco accorti di avermi fatto un favore. Siete meravigliosi. Allora, che cos'è? Ok, ah, per scrivere una lettera, certo, ecco perché abbiamo bisogno di inchiostro. Ecco qua, amico, ti va bene adesso? E zuppo. Giustamente, vedete, quello che ha appena detto è zuppo e giustamente non lo vuole il calzino bagnato. Ecco fatto, voilà, adesso sì che è asciutto, bello fresco e profumato, amico. Grazie, fantastico. Per fortuna abbiamo ottenuto quello che ci serviva. Il problema, chiamiamolo così, è che ci serve pure una piuma. E sopra l'albero, ragazzi, ci stava un piccione. Magari se lo colpiamo in qualche modo, anche se la cosa è abbastanza crudele, magari gli cade una piuma. Non è. Ah, lo può prendere lui il pane. Grande! Questo lo possiamo ovviamente usare per colpire quel piccione lì. Il punto è, questo piatto qua, ragazzi, a che diamine ci serve? Ah, non possiamo lanciarlo il pane. Ah, giustamente. Genio, vieni qua. Vieni qua. Non spaventare il piccione, fallo andare. Infatti, eccolo lì. Perfetto. No, vabbè. Va bene, ragazzi, l'avevamo pensata bene, però il punto giustamente non era lanciare il Mia pane. amata figlia, ho Ok. notizie di Carl. Le sue condizioni sono stabili. È ancora nel campo di prigionia a sud di Reims.
Spero di ottenere il permesso di visitarlo. Grazie per la fotografia. Vuole dire molto. Ovviamente non c'era mai un attimo, ragazzi, di pace. Oddio. Perfetto, allora stiamo impersonando Freddy. Braciere, un elmo bucherellato riempito di carbone e legna usato come braciere. L'elmetto in metallo così utilizzato proteggeva dal freddo, mentre non era altrettanto efficace nel proteggere la testa dai proiettili, mi pare ovvio. Ok, ok, non si può andare di qua, ragazzi. Il punto è che qua sta per crollare tutto. Waglio. Ok, ragazzi, non so cosa è successo. Il gioco è tipo un attimo uscito dalla schermata. Per fortuna siamo ancora qui. Oddio, minchia, stava per colpirmi in pieno. Aspettiamo. Va bene, minchia, è mezzo al fango. È l'ideale quando c'è un bombardamento in corso. Minchia, che strage, ci picchia. 18 mesi dopo, in 18 mesi di guerra, il fronte occidentale rimase sostanzialmente immobile. Madonna, ragazzi. La guerra di posizione rese il 915 l'anno di guerra più sanguinoso, con un ingente numero di vittime anche fra i civili. Madonna Gesù. Allucinante, ragazzi, allucinante veramente a pensarci. Ok, attento amico, attento. Oh merda, questa non è una buona cosa. Assolutamente no. Tiriamoci su, tiriamoci su. Tiriamoci su, in fretta, in fretta. Ok. Oh no. Ok, devo essere più veloce, mi sa, eh. Ecco qua. Andiamo, andiamo, andiamo. Io già stavo per morire di nuovo. Ale, ale, sì, lo so, lo so. Ci provo, amico. Forza, Freddy, forza, Freddy. Oh. Ma che cazzo. Vabbè, però. No, no, no. Non so cosa aspettare, ragazzi. Se aspettare o... Perché Freddy ha ritardato un casino a prendere la... la roba lì, non so perché. Dale, dale, dale. Dobbiamo farcela. Ce la devo fare, ce la devo fare, ce la devo fare. Stanno arrivando le bombe. Aiuto. Ma così come cazzo non la faccio? Scusane. Così non faccio il tempo, vedete? Oh merda, vabbè. Ma vedete, è impossibile. Mi sta sfuggendo qualcosa. Devo essere ancora più rapida, ma più rapida di così è impossibile, ragazzi. Ok, 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 ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Attenzione, non vorremmo morire adesso. Bombardamento è finito. Potevo essere più rapida di così, a quanto pare. Vediamo cosa c'è qui. Un fischietto. Gli ufficiali avevano in dotazione un fischietto per ordinare la carica ai soldati. Quel fischio divenne l'emblema del viaggio verso l'ignoto. I soldati si lanciavano fuori dalle trincee e si avventuravano nella terra di nessuno. Ovviamente. Andiamo, ragazzi, andiamo. Forse il coraggio qua. Questa non so perché dovremmo mai spostarla. Non lo so, aspettate un secondo. Qualcosa si deve pur poter fare. Ok, più avanti di così non va. Questo è poco ma sicuro. Ecco qua, ok, posso tagliare sta corda. Perfetto, farà crollare tutto. Ah, perfetto. Ok, il ceppo era proprio quello che ci serviva, ragazzi. Voilà. Sì, avanti tutta. Non vedevo l'ora, guarda, di andarmi a fare ammazzare. Oh! Ok, sì, continuiamo lo stesso di qua. Cosa c'è? Lettera di un soldato tunisino. Caro padre, cara famiglia, qui fa molto freddo. La terra è gelata e ricoperta di neve. Il terriccio ghiacciato è più duro della roccia e non riusciamo a scavare. Fa talmente freddo che mi bruciano le mani. Spero che al villaggio vada tutto bene e che vi arrivi la metà della mia paga. Fatemi sapere se è così. Ahmed. Raga, penso che queste siano lettere magari
vere sono state utilizzate, insomma ritrovate e utilizzate in questo gioco per dare una minima idea di quello che era. Sì, all'attacco. Ok, questo ragazzi ci serve un... Ah, manca una ruota qui. Attenzione. Ok, troverò una soluzione, non vi preoccupate, ci pensa Mastro Freddy. Ok, qua possiamo sfondare, ragazzi, ed eccola qua. È proprio quello che ci serve. Geniale! Freddy l'aggiusta tutto, aggiusterà quel carretto. L'approvvigionamento, rifornire di vivere milioni di uomini al fronte fu un vero incubo dal punto di vista logistico. La dieta consisteva essenzialmente di pane, pasta, riso, zuppa, carne e più raramente frutta e verdura. Era inoltre prevista una razione giornaliera di un quarto di vino e caffè, mentre l'acqua potabile era scarsa, non più di mezzo litro al giorno. Ok, madonna raga. Il filo spinato, Verdun, eccolo qua. La battaglia di Verdun è iniziata dai tedeschi il 21 febbraio 1916. Per sfondare le linee nemiche durò ben 300 giorni, ragazzi. Sappiamo che sono 300 giorni, è quasi un anno. Ci furono diversi rivolgimenti di fronte, ma alla fine i francesi ebbero la meglio. Questa battaglia causò il maggior numero di vittime in rapporto al territorio interessato, con 600.000 caduti in un'area di circa 28,5 km², pari a più di 21.000 morti per km². Fa spavento anche solo leggerle queste cose. Immaginatevi viverle, ragazzi. Ok, dandogli un po' di rincorsa sicuramente esploderà. Via. Ecco qua. All'attacco. Certo, certo. Ok, là sopra c'è qualcosa che ci potrebbe interessare. Ecco, me lo prendo. Così, semplicemente. Ho pensato alla cosa più manesca che si potesse fare e avevo ragione. Ok. Voilà. No, non era qua. Forse devo farlo prima scoppiare. Probabilmente, sì. Quindi è un'operazione che devo fare più volte. Forse così basta. Voilà, sì. Perfetto. Una la prendo, guarda. Andiamo. Chissà cosa ci aspetta più avanti. Ecco cosa ci aspetta più avanti. State fermi, ragazzi, dovrà pur ricaricare. Andiamo. Ok, no. Va bene, come volete. Madonna Gesù. Ah, ok, questo posso farlo esplodere, aspettate. Meno male che ne ho portata una, ragazzi. Aspettate, aspettate. State pronti? Via! Forza, ragazzi! No? Va bene. Andrò avanti io, state tranquilli. Ok, ci siamo. Via! Perfetto. Qua lo stesso, quel carretto di sicuro ci servirà, perché adesso mi ammazzerà, infatti. Riesco a prevedere queste cose. I ceppi c'erano, ragazzi? Se c'erano sto messa veramente male, perché non li avevo visti. Davvero, non li avevo visti. Ok, niente. Se provassi a caricarlo di ceppi. Ok, perfetto. Ho avuto una buona idea stavolta. Meraviglioso. Prendiamone un altro perché non si sa mai. Ok. Aspettiamo. Facciamo pure saltare questo. Via, ragazzi, portiamocene uno, perché non si può mai sapere quello che può servire. Via. Qua ci penso io, ovviamente. Tac, tac, tac. Attenzione alle bombe. L'allarme, bisogna dare l'allarme? Ci penso io, dov'è la campana? Oddio ragazzi, se trema tutto non ci capisco una cippa, ve lo assicuro. Madonna. Vai lì. Sì, è lui. È lui. Ok, di là c'è il cannone. Questo mi stai dicendo, ci penso io. Genio, portami una di quelle bombe a mano. Probabilmente ce ne serviranno. Grazie amore, grazie. Andiamo.
Dobbiamo rispondere al fuoco, credo. Madonna. Genio, stai qui vicino a me. Ok, quella di sicuro ci servirà. Qua poi c'è un lucchetto, tra l'altro. Qua ci serve... Sì, sarà quella manopola lì, ragazzi, che abbiamo visto. O forse ci serve qua, perché è più grande. Ok, questo serve ad acchiappare qualcosa. Vediamo un po', vediamo un po'. Ok, queste bombe. Di qua c'è qualcosa. Scava, amore, scava, scava. Ah, posso scavare io, giustamente c'ho la pala. Quanto sono stupida. Sì, ma genio, ti devi spostare, amore. Guarda, devi venire di qua. Posso scavare? Come caspiterina scavo? Non mi fa scavare, ragazzi. Vabbè, ok, come non detto, guarda, come non detto. Ah, forse ho capito, aspettate. Vedete, non mi fa scavare. Niente, non me lo fa fare, ragazzi. Si è bloccato, si è bloccato. Non ci sto credendo che si è bloccato, ragazzi. Si è bloccato così, si è bloccato. Oddio, ma oggi che gli sta a prendere sto gioco? Non ci posso credere. Ok, ok. Ok, ce l'ho fatta, ragazzi, finalmente, per fortuna. Qua ho trovato la chiave. Vediamo un po' di continuare a togliere tutta sta terraccia. Qua c'è qualcosa che mi può essere utile. Sembrerebbe di no. Va bene, allora ho trovato la chiave. Sarebbe la chiave di quell'armadietto più in fondo. Ecco fatto. Questa acqua dorata di sicuro andrà qui. Addirittura un telefono. E chi sarà mai? Sì, Freddy, sì. Sì, ci penso io, amico mio, ci penso io. Dammi il tempo, dammi il tempo per riorganizzarmi, per favore. Sì, 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 non preoccuparti. Cercherò di metterci meno tempo possibile. Per quanto possibile. Ok, è arrivato il momento di prendere un'altra di quelle bombe. Ecco fatto. Voilà. Vediamo se questa, ragazzi, ci serve per far cadere sta benedetta valvola. Ecco, come non detto. Ok, riproviamoci. Riproviamoci, aspettate, mi allontano un altro pelino. Ecco qua, adesso sì. Tac. Perfetto, ragazzi, ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso la valvola che ci serviva. Portiamola dove dobbiamo montarla. Ecco qua. Voilà, allora. Vediamo un po'. Ah, ok, si può spostare. Perfetto. Ah, no, dovrò portare il carretto, questo. Sì, sì, di sicuro ci servono le bombe, bisogna portarle là sopra. Ecco qua. Ok, facciamo attenzione a non farlo cadere. E voilà, perfetto. Allora, dobbiamo spostare l'artiglio, l'artiglio. Ancora più a sinistra, ecco fatto. Pescane uno. Dove vai? Tiralo su. Ecco fatto, ammazza che roba. Aspettate però. Ste valvole dovranno servire a qualcosa. Però... Ok, vabbè, allora prima spostiamo il missile di qua. Ecco fatto, perfetto. È carico. Adesso non ci resta che azionare questo gigantesco cannone. Ah, ok, quindi devo prima giustamente caricare la bomba. Ok. Ecco, fierissimo. Sta per fare una strage. Ha detto il mulino, vero? Aveva detto il mulino, Freddy. No? One eternity later. Allora, cerchiamo di interpretare il messaggio di Freddy. Allora, lui dice, non è sul mulino. Forse non è più avanti, ma più a destra, visto dalla nostra prospettiva. Quindi magari più a destra. Sopra gli alberi. Ok, qua ci sono gli alberi, qui... Ok, mi piaceva tanto, Dio santo. Oh, ma quanto sono stupida. Il cannone permise a Freddy e al reggimento di raggiungere illesi le retrovie. Benissimo. Oh. Vero. Thank you very much. Le alte sfere dell'esercito erano informate delle loro azioni e decisero di decorare i due amici per il loro coraggio. Emil aveva ricevuto notizie da Anna. Carl si stava rimettendo. Era già tornato a camminare. Intanto, la battaglia di Verdun versava sempre nuovo sangue. La conta dei morti era sconvolgente. 70.000 al mese. All'incirca un francese e un tedesco ogni minuto.
E così per 10 mesi, giorno e notte. È spaventoso. 8 maggio 1916. La squadra di Émile fu mandata a riprendere il Fort Douaumont, punto strategico della difesa tedesca. Bene. Ok. Certo, signore, certo, ci pensiamo noi. Di nuovo, non vedevo l'ora. Andiamo. Andiamo, Freddy. Scusate se a volte, ragazzi, non dico nulla, però come già vi ho detto, ci sono le mine qua. Oh, merda. Forse conviene, non so se camminare piano o che cosa. Ok, perché potremmo scavare forse, ma se ci sono le mine col cavolo che scavo. Ok, il filo spinato qua è tutto aperto per fortuna. Ok, non si può proseguire perché questo suppongo che sparerà a go-go. Ci dovrà essere un altro modo. Entra pure lì, forse si può scendere da qualche parte, magari da qui. Proviamo. Ok. Ma qua col vapore. Ok, dobbiamo fare in tempo. Perfetto, ragazzi, ok. Facciamo attenzione. Sì, sì, Emil, scusa, eh. Oh, muovite, muovite. Ok. Mannaggia la miseriaccia, mannaggia. Ok, dobbiamo cercare di andare su, di andare su, di andare su. Fantastico, entra pure e raggiungimi, amore. Quanto sei geniale, quanto sei bravo. Eccoci qua. Allora, tu puoi entrare lì, mentre io scenderò da qui, attendendo ovviamente che il vapore smetta di uscire. Se continua... se continua a metterci legna da bruciare... Ok, perfetto, perfetto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Voilà. Vedete com'è bravo genio? Come prova a distrarre il nemico? È fantastico. Allora, vediamo che cosa abbiamo qua. Ma se il tipo mi vede, ragazzi, sono nella cacca pupù. Ok, è ancora più geniale. E sbam! Ecco fatto. Ma come sei bravo, amore, come sei bravo. Sì, sì. Ci penso io Ci penso io. Sì, anche se non ho la minima idea di cosa diavolo devo fare. Oh, i lanciafiamme ci mancavano, guardate. Allora, qua sotto ci stanno dei fantocci. No, ok, allora, se sotto ci metto questo, ovviamente non serve a niente. Vediamo un attimo. Cioè, io dovrei far arrivare un altro fantoccio. O io faccio arrivare questo. Che ne so, magari ha un senso. Vediamo. Se magari gli dai fuoco, mi fai un gran favore, amico, eh. O no. Ovviamente non me lo farai il gran favore, vero? Chissà perché ci avrei giurato. Allora, i fantocci, sì, ma che cavolo, forse ci dovevo mettere pure questo vicino, probabile. Ok, tiriamolo giù, ragazzi, magari che questo affare prenda fuoco ci serve per qualche motivo. Vediamo un attimo se avevo ragione. Tac. Oh, eccolo là, ragazzi, gli ha dato fuoco. Evidentemente era quello che ci serviva. Non so il motivo, ma presto mi auguro che lo scopriremo. Allora, a qualcosa ci deve servire, ragazzi. A qualcosa ci deve servire. Vediamo un attimo. Allora, no, qua è da dove sono venuta. Qua sopra ci sono candelotti di dinamite.
E qua sopra c'è un armadietto, una valigia, baule di legno vuoto. Ok. Allora, questa leva vediamo a che serve. Ok. Ok. Non vedo molto chiaro tutto questo, ragazzi, ma fa niente. Ah, perfetto. A qualcosa serviva. Per fortuna ho avuto ragione per una volta. Ok, Freddy può avanzare così. Così penso che potremmo andare su anche noi per qualche recondito motivo. Se mandassi su... No, no, no. Dovevi andare su, amore. Che è successo? Che succede? Ma che cavolo? No, raga, che cavolo è successo? Oddio, oggi sto gioco, ragazzi, non me la conta proprio giusta, eh. Si è impallato di nuovo. Ok, mi ha fatto ripartire da qua, ma... ovviamente è un bel guaio, perché... Vabbè, per fortuna, perché praticamente avrà tipo calcolato il gioco che Genio era sulla pedana quando è andata su. E ovviamente si è bloccato per questo, perché adesso io questo posso fare così e farlo esplodere. Voilà! Ecco fatto. Ok, problema risolto, però Emile è là sotto. Ok, forse dobbiamo scendere pure noi. Genio! Vieni qua, amore, vieni, vieni, dai che devi scendere, dai. Vai giù. Eccoci qua. Ma Emile dov'è? Scusate, eh. Che fa, rimane incastrato? Cioè, non lo so. Eccolo là. Una botta in testa, ecco fatto. Qua possiamo entrare, si può andare su addirittura. Apriamo l'armadietto, controlliamo. Anello tedesco. Va bene. Qua ci servirebbe la pala di Emil. Ovviamente, ma io mi sto ancora chiedendo Emil dove diavolo è. Ok, qua dentro non c'è niente. E... è tutta una grossa incognita, raga. Ok. Procediamo. Vi giuro che, cioè, tutte ste volte che il gioco oggi si è bloccato mi stanno lasciando interdetta, ragazzi. Perché Emil dov'è? Dov'è Emil? È rimasto lì? No, allora, a che serve? No, no, Genio non deve entrare lì. Non deve entrare lì. Perché questa la dobbiamo far passare così. Almeno mi auguro. Ma non salterà in aria. Invece sì, è saltata in aria. Perfetto. Vai pure, amore. Procediamo, nonostante i miei dubbi siano belli grandi, ragazzi. Perfetto. Continuano a chiudersi porte. Il barone è qui. Oh merda, oh merda. Allora è arrivato il momento. Oh, vieni qua. È arrivato il momento di vendicarsi in qualche strano modo. Vediamo un attimo se di qua abbiamo accesso a qualche altra cosa. Ok, questo è proprio quello che ci serve. Dobbiamo far saltare in aria quella bomba, quella porta. Voilà. Ecco fatto, vieni qua. Ah, adesso si accende. Oh, madonna mia, ragazzi, l'ho vista proprio malissimo. Ok. Immagino che dovremmo fare questo. Ah, cazzarola, devo farlo entrare lì dentro. No, no, no. Troppo tardi. Niente, dobbiamo aspettare che torni. Non, di là, coso, tu, come cavolo ti chiami? Vabbè. Ma che mira devo avere per lanciarlo lì dentro? Proviamo così. Ah, che culo, raga, ce l'ho fatta. Boom. Ecco fatto. Pensavi di farmela, eh? Non so cosa tu stia dicendo, ma vale lo stesso per te. Yeah. La fierezza che dimostra in questi momenti è fantastica, ragazzi. Anche se io sto continuando a chiedermi dove diavolo sia Emil. Che diavolo di fine ha fatto? Ok, qua sopra non c'è niente. Dobbiamo quindi procedere di qua. Ecco fatto, andiamo.
Non ce lo lasceremo sfuggire oggi, eh? Direi proprio di no. Mi ha salvato la partita. Ok, allora, ho bisogno, oh merda, di questo. Spostati da lì. Oddio, come faccio? Aspettate un attimo. Allora, Genio deve entrare qui e poi attivare quella leva che fa. Ok, per indirizzare giustamente la dinamite. Ok, dobbiamo aspettare che sia sotto, ovviamente. Ok. Uno. Ok, uno è andato. E dopo ce ne serve un altro. Oh, per fortuna. Era ora. Voilà. Sta arrivando, caro barone puzzolente. Scendi, Freddy. Eccolo là che se la dà a gambe, ovviamente. Ma io ti acchiapperò prima o poi. Freddy deve avere la sua vendetta. Andiamo. Non ce lo lasciamo sfuggire. Minchia. Oh, il padre di Anna. Grazie mille, signore. Dov'è il barone? Andiamo a prenderlo. Oddio. Eh vabbè, ma che armi c'ha questo qua? Direi di darcela a gambe. Oddio, raga. Chiudi, chiudi. Me la sfonderà molto presto però, eh. Avete visto che caspita di carro armato che ha? Ok, aspettate. Ok, ok. Sarebbe il turno di Emir, ragazzi. Però mi ha appena salvato la partita, se no questo video poi durerà troppo. Quindi riprenderemo, io mi auguro che sia lo scontro finale contro questo maledetto barone, la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!